Allora, buonasera a tutti. Oggi è il 21 dicembre, settembre. Siamo molto molto contenti di riavere tutti voi con noi insieme anche in questa seconda edizione, diciamo, dell'anno dei nostri webinar formativi. Siamo anche molto contenti che tanti di voi abbiano risposto al nostro invito. Oggi andiamo a parlare dell'eSafety con i nostri cari amici delle generazioni connesse, che ormai abbiamo una lunga collaborazione. Chi ci segue da tanto ovviamente ha già visti e già conosciuti. Andiamo a parlare di strumenti e delle pratiche dell'eSafety sul progetto delle generazioni connesse. Ovviamente abbiamo visto anche che la maggior parte di voi siete registrati già in eTwinning, e questo ci fa molto piacere. Se non lo siete, è un buon consiglio, andate a registrarvi, così vedrete tantissimi vantaggi. Ora non saremo quindi a fare la presentazione di eTwinning, visto che la gran maggioranza è già registrata, però prima la mia collega Alessandra Tosi andrà a farvi una presentazione sul perché l'e-policy è importante nel progetto e nell'azione di eTwinning. Quindi Alessandra, ti passo la parola, così Grazie puoi mille, Costas. Grazie. iniziare subito. Perfetto. Accendo brevemente la webcam, giusto per salutarvi, perché ho una connessione non proprio potentissima e quindi meglio non tenerla a lungo. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, sì, io farò una brevissima introduzione, solo per fare, diciamo, quel collegamento che, insomma, voi avete ben chiaro tra la politica, appunto, l'e-policy e quindi questo webinar con la candidatura a scuola eTwinning. Come sapete, l'eSafety è uno dei pilastri, diciamo, della scuola eTwinning, del certificato per scuola eTwinning, in quanto ovviamente è fondamentale che un'azione europea come eTwinning, dove tutto avviene online, i ragazzi sono appunto chiamati a lavorare online in classi virtuali, i docenti sono chiamati a usare tutti i giorni le TIC, è ovvio che la sicurezza debba essere una delle priorità di eTwinning, e questo si è rafforzato, come ben sapete, negli ultimi anni, anche grazie in parte a quel punto al certificato di scuola eTwinning. Per cui, oltre a, diciamo, i cinque pilastri sono l'innovazione didattica, gli approcci innovativi e creativi della didattica, quindi che pongono al centro dell'educazione, al centro del processo di apprendimento gli studenti, la pratica digitale, quindi lo sviluppo delle competenze digitali sia per gli alunni che per i docenti, la promozione dello sviluppo professionale continuo, con eTwinning ovviamente, ma anche indipendentemente da questo, e promuovere la collaborazione, la condivisione e il lavoro in team all'interno tra docenti nelle scuole. E poi appunto l'eSafety, che è una parte consistente e fondamentale della candidatura. Se manca, diciamo, la parte relativa all'eSafety, la candidatura viene bocciata, quindi è veramente fondamentale. E quindi nella candidatura di eTwinning School si chiede se esiste nella scuola una policy circa l'uso responsabile di internet, la sicurezza online, la privacy, i diritti d'autore e la tutela dei dati. Quindi un argomento molto complesso che, laddove non vi sia una guida, a volte è stato presentato in maniera molto frammentaria, molto disorganizzata. A volte nelle candidature erano presenti documenti sparsi, magari partecipazione a dei corsi, che però, diciamo, non dimostrano l'esistenza di una policy a livello di scuola. Quindi per noi è fondamentale che ci sia questa prova, e chiaramente un percorso come quello offerto da Generazioni Connesse, che porta la scuola, gruppi di docenti ad adottare un documento unico di policy, sono per noi un motivo di garanzia, diciamo, da questo punto di vista, e quindi per questo noi incoraggiamo la partecipazione a questi percorsi. Chiaramente non è obbligatorio che vi sia
il documento di generazione connesse. Potete tranquillamente, se già lo avete, se avete già un documento, farne anche senza, però diciamo per coloro è un aiuto, è un percorso facilitato che vi consigliamo di fare perché è molto ben strutturato e quindi perché non approfittarne, anche perché sono argomenti complessi, spesso difficili, quindi perché non farsi guidare diciamo, dagli esperti. Per quanto riguarda la candidatura della scuola Twinning, brevemente vi ricordo semplicemente che è suddivisa in due fasi, c'è una prima fase del check automatico tramite piattaforma dei requisiti minimi senza i quali non è possibile fare candidatura e questo avviene in genere a inizio novembre. E poi la seconda fase dove si ha proprio un invio del modulo online che avviene in un periodo lungo da novembre. In questo caso novembre 2021 fino a febbraio 2022. Quindi è un arco di tempo largo entro il quale voi potete più volte presentare la candidatura e avere un feedback immediato. Per cui se il feedback è positivo, ovviamente la candidatura vuol dire che l'invio è andato a buon fine, ma l'esito della candidatura ovviamente arriverà a marzo 2022 quando noi l'avremo valutata. Se invece c'è un feedback negativo, è possibile integrare la parte, mi viene segnalata la parte che non va bene, potete quindi integrarla e candidare nuovamente. Tutto, e questo anche più volte fino alla scadenza di febbraio. Quindi questo vuol dire che se partecipate al percorso, diciamo, con generazioni connesse, avete ancora tempo, diciamo, di seguirlo e di magari integrare la parte dell'e-safety alla fine, quando magari avrete superato appunto il percorso. Infine vi lascio qualche link, queste slide ovviamente le avrete, qualche link dove trovare le informazioni sulla candidatura di Twinning School, quindi ovviamente sul nostro sito nazionale. Abbiamo proprio recentemente creato una sezione apposita molto dettagliata dove trovate veramente moltissime informazioni e si trova sotto la sezione premi e riconoscimenti. Avete una sezione Twinning School e qui trovate informazioni, tutorial, webinar che abbiamo fatto nel passato sull'argomento e ci sta, è possibile anche che prima della fine dell'anno ci sia un altro webinar proprio sulle Twinning School, però insomma al di là di questo trovate già sufficiente materiale di supporto. E poi sul sito europeo trovate tutta una sezione dedicata all'e-safety e Twinning, molto importante da sapere, da leggere e per il momento c'è solo un kit, ma stanno lavorando sia a livello europeo che noi. Speriamo con generazioni connesse, abbiamo diciamo, una collaborazione in itinere per dar vita a dei kit di progetto, delle idee, anche solo dei moduli, delle idee di attività che potete inserire nei vostri progetti. Comunque esiste già un kit che si chiama Sicurezza Online, siamo sicuri di essere sicuri, che è per un target di 13-16 anni. E quindi ecco, vi invito, se corrisponde alla fascia d'età che seguite, di andarlo a vedere. Questi sono i nostri contatti, ovviamente siamo sempre reperibili e twinning@indire.it è la mail di informazione generale, però per tutte le domande di tipo più tecnico trovate il nostro help desk e twinning.helpdesk@indire.it. Ecco, io con questo ho chiuso la mia breve Grazie. introduzione e lascio la parola. Grazie mille Alexandra, perfetto. Ora passiamo subito a Mauro, giusto? Mauro, inizi te se non sbaglio. Quindi ti do Sì. direttamente la palla del relatore. Ok, puoi trovare la vostra presentazione in su che si chiama I Policy e-Twinning. Questa Perfetto. puoi navigare direttamente. Grazie. Non so se volete dire poi il file delle domande o se lo condividiamo Sì, più. tanto lo metteremo in chat. Insomma, Perfetto. ora lo diciamo anche a voce finché, come l'hai detto, per tutte le domande per i nostri relatori di oggi non le porrete sulla chat, però vi metteremo un link dove potete scrivere le vostre domande e i relatori alla fine risponderanno, leggeranno e risponderanno. Bene, Mauro, la parola a te. Allora,
Intanto grazie come sempre ai Twinning per l'ospitalità, per noi è una grande opportunità quella di poter partecipare ai vostri webinar. E, allora, come già sottolineato da Alexandra, questo webinar cercherà di descrivervi un po' come funziona il percorso che è stato immaginato da Generazioni Connesse per supportare la scuola nella creazione di una policy che permetta di gestire in modo sicuro l'uso delle tecnologie digitali a scuola. E questo progetto, questo percorso, intanto, diciamo, è coordinato dal Ministero dell'Istruzione e cofinanziato dall'Unione Europea. È un progetto che esiste ormai dal 2013 e in particolare ormai da 5 anni ha attivato questo percorso di autoformazione che porta appunto a generare questi documenti che sono, diciamo, ormai fondamentali per la scuola, soprattutto anche negli ultimi 20 mesi a causa della situazione in cui ci siamo venuti a trovare e dell'uso delle tecnologie molto più alto rispetto a quanto succedeva prima. Le tre organizzazioni che in particolare si occupano di questo percorso sono Save the Children, qui è rappresentato da Matteo Giordano, la cooperativa Ediollus che si occupa di educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che rappresento io, e il Telefono Azzurro, che è rappresentato da Salvatore Ciro Conte. E allora, il progetto non si occupa solo di produrre delle e-policy, è un progetto molto più ampio, lo potrete vedere sul sito di Generazioni Connesse. Ci sono moltissimi materiali che possono esservi utili anche nello sviluppo di attività da realizzare in classe, tantissimi materiali informativi su tutte le tematiche più importanti che riguardano l'uso responsabile dei media, quindi dal cyberbullismo al sexting, al copyright, all'uso dei videogiochi e via dicendo, ci sono veramente molti materiali. Oggi il nostro focus però sarà proprio specifico. A parte queste specifiche, il progetto si divide in tre aree principali, la prima della quale, adesso non mi ricordo più come si va avanti con le slide, eccolo qua, è la che vi presentiamo, la hotline. Quindi, se uso considerate di Children, potete vedere lì i riferimenti, le hotline sono dei siti nei quali si possono segnalare materiali illegali o pedopornografici che si possono incontrare su internet. Nel caso questo succeda, a causa di spam, a causa di che ne so, pop-up che possono comparire nel web, ecco. È molto importante poterle segnalare perché queste due organizzazioni inviano in forma anonima le vostre segnalazioni alla polizia postale e da lì possono partire indagini che vanno a contrastare dei fenomeni a volte anche gravi. Per cui non bisogna aver paura di segnalare, anzi è un consiglio che vi diamo quello proprio di informare anche altre persone che c'è la possibilità appunto di intervenire, non serve solo chiudere, ma invece è importante far sapere che c'è la possibilità di intervenire in modo positivo per contrastare queste situazioni. Ecco, la formattazione si è un po' spostata, per cui non si vede il titolo, però mi sembra che le parti importanti ci siano tutte. Lascio la parola Salvatore. Grazie Mauro. E, ringrazio anche io ovviamente gli amici di Twinning che ci ospitano ogni anno per questo incontro. E ci ha detto Alexandra all'inizio l'importanza del
questo progetto di generazioni connesse proprio perché vi supporta come scuola in questo processo di autoformazione e autoconsapevolezza, l'acquisizione di strumenti che sono poi realmente spendibili all'interno del contesto scolastico. E perdonami Salvatore che ti interrompo tanto, sì. Puoi alzare un po' il volume oppure parlare più, volume più alto perché si sente un po' basso. Aspettate che provo a verificare subito. Allora interverrò anch'io per dirti che puoi aggiustare lo schermo anche in basso a sinistra, sincronizza visualizzazione, cioè tutti possono sincronizzare la visualizzazione con il relatore dovrebbe, e tu puoi aumentare o diminuire la percentuale se per caso vuoi riadattare lo slide. Credo, Alessandra, si intende che la formattazione tipo il connesse è andato via dal PDF, insomma. Sì, che anche se diminuisci non cambia. Comunque. Ah, ok, non è lo schermo. Bene, Salvatore. Okay. Perfetto, grazie mille. Riuscite a sentirmi? Sì, molto meglio, grazie. Ah, ok, perfetto. E, allora, vi dicevo, sottolineo, come giustamente hanno detto i colleghi Alessandra e Mauro, l'importanza della partecipazione a questo progetto. Mauro ci diceva appunto che è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea e questo proprio per sottolineare che cos'è un Safer Internet Center e il fatto che sono presenti in ogni paese europeo che partecipa ovviamente a questo progetto, ogni paese europeo ha il proprio Safer Internet Center che è costituito da questi tre pilastri. Mauro ci ha parlato della hotline, io vi introduco quello che è l'Awareness Center, quindi il centro è dedicato proprio a acquisire ed accrescere quella che è la consapevolezza del digitale. La particolarità del Safer Internet Center italiano, essendo coordinato insieme al Ministero dell'Istruzione, che è appunto molto declinato sul contesto scolastico. Questo per noi ovviamente è un punto di forza perché ci permette di lavorare con voi docenti direttamente all'interno delle scuole, quindi aiutare e inserire questi contenuti, questi temi all'interno dei programmi educativi, in modo che possiamo formare voi docenti e far sì che voi docenti possiate rispondere in modo pronto e puntuale a quelle che sono poi le esigenze dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse nell'acquisizione di competenze digitali, ma anche nella gestione di quelle che possono essere problematiche relative all'utilizzo del digitale in un modo magari non consapevole o non positivo. Le attività che svolgiamo sono tantissime. Mauro prima vi citava il sito, io invito veramente tutti voi, per chi non è ancora ovviamente iscritto al progetto Generazioni Connesse, di visitare il sito di Generazioni Connesse. In particolare troverete nel menu in alto l'area tematiche e potrete navigare tutti quelli che sono contenuti pubblici, quindi anche senza iscrizione, solo frequentando il sito avete a disposizione tantissimo materiale che si può utilizzare, tantissimi, ad esempio c'è tutto il nostro archivio di webinar e di seminari che abbiamo tenuto negli scorsi anni che sono assolutamente validi e frequentabili. In particolare, ovviamente, caposaldo di quello che è il Safer Internet Center italiano è il percorso guidato verso l'acquisizione appunto del documento di policy. E per cui non mi dilungo, magari chiedo a Matteo di Save the Children di aiutarci ecco, un po' a capire quali sono qual è l'importanza del documento di policy per il Safer Internet Center italiano? Eccomi, grazie. Grazie Salvatore, grazie Mauro, grazie a Alessandra, a Costa, agli amici che ci stanno ospitando. Allora, un saluto ovviamente anche da parte mia, da Save the Children Italia, che come vi è stato anticipato è chiaramente uno degli attori di questo progetto, di questa piattaforma. A me è un po' il compito di entrare un po' nel vivo di che cos'è Unipolicy, che è effettivamente uno dei cuori di questa grande piattaforma, di questo grande progetto che è il Safer Internet Center italiano. E se chiedo a chi sta gestendo le slide di mandarmene avanti una gentilmente, in modo tale che possiamo
mostrare ai nostri amici la slide corretta. Non so chi è che sta. Sono io, grazie. Adesso l'ho vista, chiedo scusa. Allora, come vedete, l'e-policy è un documento volto a promuovere le competenze digitali e un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole. Che cosa significa questo? Significa che evidentemente ormai, come è stato già detto, la presenza delle tecnologie anche nella vita scolastica è una presenza importante, sia per quanto riguarda la didattica, lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo in parte ancora con la didattica a distanza, ma certamente fa parte della vita ormai di tutti i nostri studenti, ed è importante non lasciare un po' al caso eventuali procedure o eventuali interventi che abbiano a che fare con le segnalazioni magari di un uso scorretto delle tecnologie all'interno della scuola o anche all'esterno della scuola, quando ovviamente coinvolgono dei minorenni e quindi alle volte possono anche produrre delle forme di reato procedibile d'ufficio. L'importanza del documento di policy è proprio richiamare in questi tre flash che vedete all'interno di questa slide, cioè supporta gli istituti scolastici nel redigere e aggiornare i policy. È un vero e proprio iter, un percorso che vi conduce passo passo e devo dire anche in modo molto originale, nel senso che non c'è un e-policy che è uguale a un'altra e-policy, questo perché, lo vedremo poi nel corso di questo webinar, alla scuola viene proprio chiesto di fare un primo step di autovalutazione proprio per cercare di capire quali sono le esigenze di quella specifica scuola e quindi andare a costruire un e-policy che sia, come dire, il più sartoriale possibile, il più adatta possibile a quella che è la realtà di quella scuola, il contesto di quella scuola e le esigenze reali di quella scuola. Forma i docenti per accrescere le loro competenze relative all'educazione civica digitale. Voi sapete che chiaramente ormai già dall'anno scorso, insomma, l'educazione civica e l'educazione civica digitale sono ritornate a pieno diritto all'interno del panorama scolastico italiano e quindi è molto importante, lo abbiamo vissuto credo tutti anche sulla nostra pelle con l'avvio della didattica a distanza, della didattica digitale integrata, non tutti e non sempre ci siamo trovati pronti e capaci e competenti nell'utilizzare strumenti, metodologie legate al digitale, quindi anche da un punto di vista strettamente didattico, quindi avere una formazione in questo senso, accrescere le proprie competenze è estremamente importante. E poi, last but not least, come si suol dire, informare i genitori e gli studenti attraverso programmi ad hoc. In questa slide proprio vedete condensato quello che è un principio fondamentale, che è il principio dell'alleanza educativa, cioè tutti coloro che a vario titolo hanno un ruolo all'interno del panorama educativo devono essere coinvolti, quindi le famiglie, i genitori assolutamente devono essere informati di quelle che sono sicuramente le opportunità della rete, ma anche i rischi che essa in qualche modo nasconde, cioè l'altra faccia della medaglia, come si suol dire. Quindi il documento di policy fondamentalmente è un iter, un percorso che vi conduce passo passo all'interno della nostra piattaforma a redigere quello che è il vostro documento programmatico di intervento per un uso corretto e responsabile e creativo e positivo delle tecnologie. Perché ovviamente è importante che ogni scuola sia dotata di un documento, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, è perché evidentemente ormai non si può prescindere dal fatto che ci sia un regolamento che in qualche modo individui dei comportamenti virtuosi nell'utilizzo di questi strumenti. Voi sapete che la legge 71, che è la legge proprio stata introdotta sul tema del cyberbullismo, richiede che le scuole si in qualche modo adattino i loro documenti, quindi il regolamento d'istituto, il patto di corresponsabilità con indicazioni specifiche relative all'uso consapevole delle tecnologie e di conseguenza questo diventa uno strumento importante per far sì che all'interno dei documenti della scuola vi siano indicazioni precise in questo senso. Quindi le policy sono dei documenti programmatici autoprodotti, come vi dicevo, dalla scuola, che, come dicono questi quattro punti in maniera molto sintetica, sono volti a descrivere A,
il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, quindi alla sicurezza online e un uso positivo delle tecnologie nella didattica, le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione evidentemente di comportamenti scorretti nell'uso di questi strumenti digitali e poi le misure per la rilevazione e la gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. Per capire, per vedere se la vostra scuola già appartiene in qualche modo a questo percorso, già lo ha fatto, già magari in passato si è inserita in questo percorso e ha potuto guadagnare la certificazione di scuola virtuosa, è sufficiente entrare nella sezione del sito di Generazioni Connesse dove appunto viene indicata la banca dati nazionale delle e-policy, inserire il proprio codice meccanografico, il codice meccanografico della propria scuola e verificare se nella nostra scuola esiste già un e-policy, di che anno è ovviamente, e se questa e-policy appunto è presente all'interno di questa banca dati e quindi vuol dire che ha acquisito la certificazione, il cosiddetto bollino di scuola virtuosa. Nel caso non fosse tra le scuole presenti nella banca dati nazionale, non c'è nessun problema, ovviamente ci si può iscrivere, si può entrare all'interno del percorso, dell'area dedicata proprio al percorso di e-policy e seguire i 5 step, che poi magari vedremo più avanti nella presentazione, che servono proprio a redigere questo documento. Ripeto, non siete abbandonati nella redazione di questo documento, anzi siete condotti passo passo seguendo proprio un iter pensato appositamente per questo. Credo adesso di dover passare la palla di nuovo a Mauro e quindi la passo a lui. A uno dei famigli che organizzano scolastici sono molti insieme. In realtà la passi a me, Matteo. A chi la devo passare alla fine? Salvatore? Salvatore, sì. Okay. Scusa, Salva. Per cortesia, perfetto, bene. Per quanti abbia, mi sembra, l'audio acceso. Qualcuno dei relatori non riesco a capire chi sia, ma mi sembra che sia un bug che a volte è troppo, si tormenta. Prego, ecco, no. Prego, provo ad andare avanti, vediamo se. Allora, aggiungo solo un elemento a quello che ci ha giustamente detto Matteo prima, e anche perché vedo che già alcune domande stanno arrivando rispetto a chi ha compilato già un documento di policy negli scorsi anni. Giustamente le scuole ci chiedono, ma quindi dobbiamo e rifarlo, dobbiamo seguire il percorso, dobbiamo scrivere una nuova e-policy. E allora dipende sostanzialmente da quanto avete scritto la vostra e-policy, nel senso, come sapete, le tecnologie cambiano in un modo velocissimo e in modo altrettanto veloce devono adeguarsi le normative di riferimento. Quindi per le scuole che hanno redatto il documento di policy lo scorso anno, quindi sono presenti nella banca dati, ovviamente non è necessario rifare il documento, quel documento è valido. Per chi ha partecipato alle scorse edizioni di Generazioni Connesse, in quel caso è opportuno iscriversi in piattaforma e frequentare il percorso. Ovviamente avrete una buona parte del lavoro già fatto perché avete di base un'ipolisi già scritta e il vantaggio sarà quello che, come vedremo più avanti, il nuovo processo vi guida in un modo ancora più automatico nella scrittura dell'ipolisi, quindi sarà molto semplice poter aggiornare il documento che già avete di base. E quindi, regola veloce, se la vostra policy è precedente al 2020 è opportuno che seguiate
avanti il processo di acquisizione del nuovo documento di policy. E venendo velocemente a quello che è diciamo, il terzo pilastro che va a definire un Safer Internet Center, parliamo in questo caso di Helpline, che insomma vi introduco non a caso io di Telefono Azzurro. Per il contesto italiano la Helpline è proprio quella di Telefono Azzurro, quindi il servizio 19696. Prima di parlarvi del servizio volevo aprire un piccolo momento pratico e invito già tutti quelli che hanno a disposizione magari il PC o comunque possono interagire con lo strumento e vogliono partecipare, ecco, di entrare, di accedere al Padlet che a breve vi condivido in chat. E vi dicevo, vorrei darvi uno spaccato di quella che è l'attività che svolge la Helpline. E vi ho portato alcuni esempi. In questo caso vi cito una chat che ci è giunta da una ragazza di 15 anni e questi sono i messaggi che ha scritto in chat alla Helpline di Telefono Azzurro. E ho bisogno di aiuto, sono spaventata, non so cosa fare. Hanno preso delle foto che avevo pubblicato su Instagram, quindi le hanno rubato delle foto dal proprio profilo Instagram, le hanno messe su un sito di incontro insieme ad altre ragazze nude, ma non riconoscibili, facendo credere che siano foto sue. Quindi hanno, come dire, fatto un fotomontaggio e inserito le foto di questa ragazza in questo sito per incontri e hanno inserito anche i suoi contatti e la ragazza appunto ci scrive: è incredibile, mi sembra di impazzire, non è possibile quello che mi sta succedendo, mi può aiutare? E questo è, come dire, non è, vi ho portato quello che è un esempio classico delle chat che ci arrivano ogni giorno. E il tenore è sempre questo per dirvi che purtroppo i ragazzi che ci contattano sempre quando hanno un problema molto grande, molto importante ed è veramente all'ordine del giorno. L'obiettivo generale del nostro progetto è proprio quello di lavorare e creare un ambiente, come dire, che possa ridurre il più possibile l'insorgere di questi episodi e dare possibilità, dare anche strumenti ai ragazzi e a voi docenti di intervento precoce, di intervento preventivo. E vi chiederei ora di entrare nel Padlet che vi abbiamo condiviso in chat e provare a mettervi alla prova e provando a immaginare di essere voi, diciamo, nel vostro ruolo di docente ovviamente, nel ricevere questa segnalazione. Quindi parliamo di una ragazza, Aurora, di 13 anni, che a seguito, come dire, di un incontro che è stato fatto a scuola, decide di parlare, decide di aprirsi e quello che ci segnala è di aver ricevuto questi messaggi anonimi. Questi messaggi le dicevano: ho delle foto del tuo viso, se non pubblichi come immagine del profilo WhatsApp le foto delle tue braccia tagliate, io ho delle foto del tuo viso le mando su immagini pornografiche, le mando in giro. Se non pubblichi questa foto ti tolgo la visuale ai miei stati. E poi riceve altri messaggi in cui questa ragazza riceve questi messaggi che le dicono: ho degli screenshot della tua faccia, sono pure brutte, pensi che qualcuno ci tenga a te? Se entro oggi non ti suicidi, lo farò io e saprò se l'avrei fatto, perché se sarai ancora viva lo saprò, perché ti incontrerò. Allora, la situazione che dovete immaginare è che uno studente, una studentessa vi fa vedere questi messaggi, comunque vi comunica che questa ragazza ha ricevuto questi messaggi. Vi chiedo di inserire nel Padlet liberamente quali sono le procedure che voi ritenete opportune mettere in atto in questa situazione, cioè come vi comportereste? Intanto permettimi, Salvatore, c'è qualcuno che ha il microfono acceso e non riusciamo, anzi qualcuna sta parlando proprio in questo momento, quindi per cortesia. Sì, si sentono voci in sottofondo, lo sappiamo, per cortesia se spegnete tutti il vostro microfono, sta parlando ora proprio in questo momento, questa, non so chi sia, purtroppo non lo possiamo vedere, quindi la prego. Ecco.
e dice, perché a un certo punto tutti la guardavano, i bambini non capivano niente di questa sorte, io provo a parlare più forte, magari cerco di, ma secondo me se parli più piano non fa l'eco, anzi ma però non va bene così. Signora, non so se si sente, ma deve spegnere il suo microfono. Ok, ora io non lo sento più, quindi forse ce l'abbiamo, speriamo. Fatta. E intanto mi date conferma, io ho provato a condividere la schermata del Padlet in modo che sia... Sì, si vede il tuo schermo, Salvatore. Perfetto, perfetto. Allora, vedo che molti stanno già iniziando a rispondere. Provo a leggere io così random alcuni messaggi. Allora, molti ci dicono di avvisare i genitori, avvisare i dirigenti, dirigente scolastico, avvisare la polizia, e parlare con la ragazza, quindi la psicologa, anche la psicologa con quel servizio di consulenza psicologico della scuola. Allora, una cosa su cui inizio a porre l'attenzione, ovviamente questo esercizio non ha l'obiettivo di individuare ora risposte giuste e risposte sbagliate, ma l'obiettivo era più che altro evidenziare come, ecco, molti di voi danno risposte differenti. E l'obiettivo fondamentale di un documento di policy è proprio quello di darvi una struttura. Uno dei capitoli, come vedremo più avanti, fondamentali del documento di policy è proprio quello relativo alla gestione della segnalazione alla segnalazione e alla gestione dei casi che possono verificarsi all'interno dell'ambiente scolastico o che possono avvenire anche fuori, perché ricordiamoci, siamo online, quindi confini spazio-temporali e i confini fisici lasciano un po' il tempo che trovano, perché nel momento in cui nel vostro ruolo di docenti uno studente vi pone all'attenzione dei messaggi di questo tipo, magari quei messaggi sono stati scritti fuori dalla scuola, però nel momento in cui ne venite a conoscenza è fondamentale ed è importante per voi intervenire, ed è importante che voi sappiate in che modo intervenire, in modo che, come dire, non andrete oltre le vostre responsabilità, ma neanche vi sottraiate alle vostre, a quelle che possono essere le vostre responsabilità. Allora, sicuramente è importante avvisare la dirigenza, e vedo poco citato il referente, ma ecco, qualcuno ha citato anche il referente bullismo e cyberbullismo della scuola. Ci dicono molti informare immediatamente i genitori. Vediamo questo messaggio. Di fronte a un caso simile cercherei di essere prudente. Prima di tutto cercherei di creare un legame di fiducia e poi affiderei la ragazza alla psicologa dell'istituto. D'altra parte farei partire la procedura con i servizi sociali e la polizia postale per verificare i fatti. Allora, sono tutte, ovviamente tutti i commenti che avete inserito sono commenti assolutamente di buon senso, ma anche molto molto opportuni. E la difficoltà spesso che i docenti hanno di fronte a queste situazioni, qui vi rimando anche come Telefono Azzurro, come Helpline, noi ovviamente non interagiamo solo con gli studenti, le studentesse, ma anche con i docenti che ci contattano direttamente per chiederci un supporto. E spesso la difficoltà, la richiesta è proprio di tipo procedurale, nel senso che io ho ricevuto questi messaggi, a volte sono contenuti come quelli che vi ho portato, molto importanti, e immagino voi tutti siete docenti, sapete che purtroppo sono eventi che sono all'ordine del giorno, quindi possono accadere e accadono purtroppo in tutte le scuole. È fondamentale che nel momento in cui vi troviate di fronte a una situazione di questo tipo, intanto non vi sentiate abbandonati e sappiate effettivamente come intervenire, perché il buon senso va benissimo, la formazione va benissimo, però è opportuno che ci sia
una procedura, che ci siano delle linee guida condivise e scritte in un documento che possano dirvi esattamente, di fronte a un caso di questo tipo, o comunque di fronte a un caso di cyberbullismo, di fronte a un caso di circolazione di contenuti di tipo illecito, di contenuti di tipo pedopornografico, e come interveniamo, qual è la procedura, a chi facciamo la segnalazione, in che modo raccogliamo la segnalazione, anche questo è un elemento importante. E il documento di policy vi aiuta proprio in questo, e noi vi forniamo anche, troverete in allegato nel documento di policy, anche dei documenti, dei template che potrete utilizzare ad esempio per le procedure di segnalazione, perché è fondamentale capire come raccogliere la segnalazione, quali sono gli elementi importanti da annotare, ma questo anche perché poi nel corso del tempo può essere utile raccogliere e studiare e reportizzare tutti quelli che sono i casi che sono stati segnalati, capire come sono stati gestiti e ragionare poi in quel momento, con i dati alla mano, su quali sono i programmi formativi, i programmi di prevenzione più idonei da adottare. Ecco, magari è opportuno per il prossimo anno, ad esempio, intensificare su un programma, un percorso dedicato ad esempio alla gestione delle immagini online, oppure alla gestione dei propri dati personali. Come abbiamo visto nell'esempio in questione, la ragazza aveva condiviso sul proprio social network non solo le immagini, ma anche i dati di contatto, quindi chi ha rubato quei contenuti ha avuto molta facilità nel prendere sia le sue immagini ma anche i dati per contattarli. E intanto io continuo a leggere con interesse i vostri commenti, però andrei avanti con la trattazione e insomma andiamo invece a chiarire in questo caso quali sono i ruoli che sono presenti nella piattaforma di Generazioni Connesse. Grazie Salvatore. Allora, i ruoli in piattaforma sono quelli che vedete elencati qua. Il principale ovviamente è quello del dirigente scolastico, e il dirigente scolastico ha la possibilità di fare la procedura direttamente oppure, come frequentemente capita poi nella realtà, delegare una persona a fare la procedura di iscrizione al percorso di Generazioni Connesse. Per farlo bisogna cliccare nel menu presente sul sito nell'area e-policy. In questo modo le persone vengono indirizzate alla parte dove sulla destra è possibile vedere il modulo per accedere, o scorrendo un po' verso il basso per recuperare le credenziali per iscrivere la scuola. Cosa significa? Che è un processo automatizzato, quindi inserendo il codice meccanografico e cliccando sul pulsante di sottomissione viene inviata la password all'email istituzionale della scuola, quindi normalmente è il codice meccanografico @istruzione.it. In alternativa, se la scuola è registrata al SIDI con un'altra mail istituzionale, sarà quella comunque che andrà controllata, e quindi bisognerà chiedere appunto a chi la gestisce di fornire le credenziali per l'accesso. Una volta che la scuola si è iscritta, anche i docenti potranno iscriversi come docenti. Fino a quel momento invece non sarà possibile, o comunque non sarà possibile associarsi alla scuola. Cosa significa? Che dal profilo della scuola è possibile recuperare dei codici che vengono consegnati agli insegnanti che vogliono fare il percorso di formazione online sulla piattaforma di Generazioni Connesse. Un tipo di codice è per chi non partecipa al gruppo di lavoro e policy, un tipo invece di codice è per chi partecipa a questo gruppo di lavoro. Quindi nel momento in cui il docente, invece sempre selezionando dal menu in alto, andrà nell'area formazione, troverà la possibilità di iscriversi
e una volta fatta l'iscrizione riceverà una comunicazione di conferma e via dicendo, per cui dovrà confermare la propria iscrizione e poi una volta entrato inserire il codice della sua scuola per essere associato alla scuola o come gruppo di lavoro e-policy, che presumo sia il ruolo delle persone che sono presenti oggi, quindi sono persone che lavoreranno effettivamente alla scrittura, oppure potete informare i vostri colleghi che se sono interessati a formarsi sulle tematiche di generazioni connesse possono farlo anche senza partecipare poi all'elaborazione di questo documento. Bene, quindi questi sono comunque i ruoli principali. Di solito si forma proprio un gruppo di lavoro. Sono varie le fasi, no? Quindi che riguardano il percorso. Nella prima fase abbiamo appena citato, c'è la registrazione e l'autenticazione. Nella seconda fase la scuola fa un'autovalutazione, quindi c'è un questionario che attraverso tutta una serie di domande aiuta la scuola a vedere quali sono i propri punti di forza e di debolezza rispetto all'uso delle tecnologie digitali a scuola, e quindi è focalizzato proprio su questi aspetti particolari. La terza fase è quella dedicata alla formazione, quindi che riguarda i docenti, quindi i docenti prima seguono i 5 moduli formativi presenti in piattaforma per acquisire delle competenze specifiche che possono utilizzare ovviamente nella, diciamo, vita quotidiana scolastica, nella didattica, per implementare dei progetti e via dicendo, ma sono fondamentali anche per la stesura del documento di policy. Questo documento, a differenza di quello che succedeva fino al 2019, adesso è standardizzato, quindi ci sono delle parti uguali per tutte le scuole e ci sono invece delle parti personalizzabili, quindi alla fine il documento sarà in parte comune, diciamo, e una parte invece che dipende proprio dalla volontà, anche dall'ordine dell'istituto, e quindi personalizzato da parte dei docenti. Infine si passa al percorso al momento di autovalutazione, di valutazione finale, che aiuta anche noi fondamentalmente a migliorare nella fornitura, insomma, di contenuti, di materiali per voi. Quindi cosa succede? Una volta quindi completata la parte formativa, gli insegnanti avranno la possibilità di accedere ai vari capitoli da personalizzare e una volta completato questo percorso si potrà scaricare l'e-policy, che andrà fatta firmare in formato elettronico dal dirigente per poter essere poi caricata. C'è la possibilità di interagire anche con il supporto scuole, quindi c'è una mail dedicata che si chiama supporto scuole @generazioniconnesse.it alla quale si può scrivere per ricevere informazioni se ci fosse qualche problema di natura tecnica o qualche dubbio su come si compila la policy. Comunque c'è un gruppo di persone che risponde tempestivamente, dobbiamo dire, alle domande che possono sorgere nel percorso. Stiamo per aprire anche un forum, quindi il prossimo mese ci sarà a disposizione dei docenti anche questo spazio dove potersi confrontare, dove poter trovare informazioni, e comunque ripetiamo, è molto importante che al momento della iscrizione del docente si selezioni il gruppo giusto, quindi se io voglio lavorare nel gruppo di lavoro e policy devo inserire il codice giusto. Perché gruppo di lavoro? Chi magari può far parte del gruppo di lavoro? A seconda della tipologia di istituto, ecco, è importante che magari ci siano, almeno noi consigliamo, il referente per il o la referente per il cyberbullismo, l'animatore o l'animatrice digitale, magari una persona per ogni plesso scolastico, in modo tale che ci sia un gruppo
di 5-6 persone che lavora insieme e conosce vari aspetti della scuola, vari aspetti specifici che riguardano le tecnologie digitali e che quindi si faccia una proposta condivisa che possa poi essere anche approvata più facilmente dopo nel collegio docenti. Ci si iscrive come istituto comprensivo, quindi mi pare di aver visto una domanda prima rispetto a questo aspetto, o lo dico, non si iscrive il singolo plesso, ma ci si iscrive tutti insieme, cioè tutta la scuola insieme, e per quello diventa importante appunto che in ogni plesso ci sia una rappresentante. Allora riprendo un attimo, grazie Mauro, la parola io, per presentarvi molto velocemente quello che è un po' la struttura del percorso di policy. Capisco che magari da come immagino che chi sta dall'altra parte abbia la sensazione che sia una procedura molto complicata, in realtà diciamo poi a farsi è molto più semplice che a dirsi, ma come giustamente vi diceva Mauro, non siete soli, non siete abbandonati, c'è un team di supporto che risponde alle vostre esigenze, alle vostre necessità, ai vostri dubbi, quindi è sicuramente un accompagnamento quello che avviene all'interno di questo percorso. Questi sono i 5 capitoli in cui si struttura il percorso di policy, per l'appunto, e, partendo appunto dalla presentazione dell'ipolisi, quindi che cos'è, qual è il suo scopo, quali sono i ruoli e le responsabilità che Mauro vi ha appena elencato, qual è la condivisione e la comunicazione dell'ipolisi all'intera comunità scolastica, la gestione ovviamente delle infrazioni all'ipolisi, il monitoraggio dell'implementazione dell'ipolisi e il suo aggiornamento, l'integrazione dell'ipolisi con i regolamenti esistenti, come dicevo prima, quindi con il regolamento di istituto e il patto di corresponsabilità in primis. Poi c'è un secondo capitolo, che è quello dedicato alla formazione al curriculum e che si occupa appunto di definire il curriculum sulle competenze digitali per gli studenti, la formazione dei docenti sull'utilizzo e l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della didattica, poi c'è la formazione dei docenti sull'utilizzo consapevole e sicuro di internet e delle tecnologie digitali e infine la sensibilizzazione delle famiglie e il patto di corresponsabilità. Il terzo capitolo è dedicato alla gestione dell'infrastruttura e della strumentazione delle ICT, quindi dell'Information and Communication Technology all'interno della scuola. Teniamo presente che non dobbiamo dare per scontato che una scuola abbia già un'infrastruttura definita o in fase di definizione, quindi è chiaro che avere questo tipo di indicazione è molto importante, quindi che cos'è la protezione dei dati personali, come avviene l'accesso a internet, quali sono gli strumenti di comunicazione online, qual è la strumentazione personale che ogni studente può portare a scuola. Il quarto capitolo riguarda i rischi online, quindi conoscere, prevenire e rilevare, quindi tutto quello che riguarda naturalmente la sensibilizzazione, la prevenzione, il cyberbullismo, il sexting, l'hate speech, la dipendenza da internet, il gioco online, l'adescamento, la pedopornografia, tutti quelli che purtroppo sono le ombre che ben conosciamo della rete, e infine appunto tutto il sistema e la procedura di segnalazione e gestione dei casi che ci indica quindi come segnalare, cosa segnalare, quali strumenti abbiamo per segnalare e a chi dobbiamo segnalare eventuali evidentemente problematiche legate all'utilizzo scorretto delle tecnologie e quali sono gli attori che abbiamo intorno nel nostro territorio, quindi mi riferisco principalmente non soltanto alle forze dell'ordine, ma penso anche ad associazioni, a realtà che in qualche modo si occupano di prevenzione, di tutela dei minori e quant'altro, che possono in qualche modo intervenire, co-intervenire quando si dovesse presentare
un caso particolare o un caso particolarmente complesso da gestire. Ripasso credo la palla adesso a Salvatore, se non ricordo male. Grazie, grazie Matteo. Sì, chiudo brevemente insomma, illustrandovi ecco, due esempi tipici di segnalazione. Magari vi chiedo di portare anche un po' la memoria al caso che abbiamo visto prima. E, come dicevo, la segnalazione è uno strumento fondamentale e spesso sottovalutato dai docenti, dalle scuole. E io vi invito però a vederlo veramente come uno strumento di tutela da parte vostra, e anche perché, ripeto, nel momento in cui venite a conoscenza di una situazione di potenziale pericolo per il minore o di un fatto che possa mettere il minore in una situazione di potenziale rischio, è importante segnalare, perché questo vi tutela anche, vi tutela nella vostra professionalità. Allora, distinguiamo classicamente due macro come dire, categorie di segnalazione, quella che può essere la segnalazione interna, quindi nel caso in cui magari abbiamo un sospetto, abbiamo sospetto di un caso, ci è giunta voce, ci sono arrivati degli screenshot e non sappiamo bene come dire, da dove arrivano, a chi appartengono, sono uno scherzo, sono una burla, sono qualcosa da tenere come dire, maggiormente in considerazione. Nel dubbio è opportuno far riferimento allo strumento della segnalazione. Ovviamente il dirigente scolastico e il referente, in questo caso, e bullismo sono le figure che, cioè il dirigente è in primis la figura che deve essere, come dire, messa a conoscenza di quelle che possono essere situazioni di potenziale rischio per gli studenti o quelle situazioni di cui siete venuti a conoscenza. Ovviamente il referente bullismo per quelle che sono poi tutte le casistiche che possono afferire all'area del bullismo o cyberbullismo. E, però ecco, se ci sono dei referenti, e credo di sì, ormai sapete benissimo che il referente bullismo è diventato un po', come dire, una figura ombrello che racchiude poi diversi, diventa poi, come dire, orecchio per l'ascolto di diverse problematiche che non si categorizzano classicamente come bullismo o cyberbullismo, ma possono assumere altre forme, però ecco, che hanno a che fare con i rischi presenti nell'online e sono figure che sempre più ormai si formano anche in questo senso. Quindi ripeto, la segnalazione interna sicuramente al dirigente e al referente bullismo nel caso dei casi preposti e ovviamente parlando di generazioni connesse, noi prevediamo anche come dire, l'individuazione di un referente di progetto che può essere, questo sta ovviamente agli istituti, però può essere definito anche come figura che può raccogliere quelle che sono le segnalazioni relative a problematiche varie che possono presentarsi con l'utilizzo dei dispositivi digitali. E ripeto, è importante che la segnalazione avvenga in un modo strutturato e quindi è importante che non sia un passaparola o un inoltro, ecco, delle immagini ricevute su WhatsApp. Quello che vi consigliamo appunto è di adottare un modulo di segnalazione che sia standard, che sia ovviamente condiviso col dirigente, con il collegio docenti, però è importante che sia un documento che viene poi inserito, potete tranquillamente utilizzare, vi consigliamo di utilizzare quello che quindi vi viene in automatico una volta ottenuto il documento di policy, se ne volete uno personalizzato va bene anche quello, l'importante è che rispetti quelli che sono i criteri definiti nell'e-policy e appunto l'adozione di un modulo vi aiuta anche nella procedura di segnalazione, proprio perché vi guida
passo passo nell'acquisire quelli che sono gli elementi importanti da raccogliere, che poi possono permettere alle figure responsabili l'analisi del caso e la messa poi a punto di un intervento specifico per quel caso che è stato segnalato. Vi consigliamo, ve lo citavo prima, anche l'adozione di un diario di bordo, che è uno strumento che vi aiuta poi a monitorare quelli che sono i casi segnalati, ma questo vi serve anche a capire, ad esempio, dei 10 casi, dei 100 casi magari che abbiamo raccolto e segnalato all'interno dell'anno scolastico, magari vediamo che non so, l'80% erano delle segnalazioni effettivamente corrette che era opportuno fare perché hanno dato poi seguito ad un intervento, magari il 10% erano segnalazioni che poi si sono rivelate magari non veritiere, si sono rivelate delle burle da parte dei ragazzi, un'altra percentuale invece si è rivelata essere dei casi poi più importanti che hanno richiesto poi l'intervento di altre figure professionali. E altro tipo di segnalazione è la segnalazione esterna, quindi la segnalazione che poi, come dire, va fuori i confini della scuola, e sicuramente fondamentale nel caso in cui si ravvisano gli estremi per la possessione o condivisione di contenuti di tipo pedopornografico, nel caso in cui siano presenti delle lesioni gravi e nel caso in cui siano presenti delle minacce. Quindi siamo, come dire, nei casi che vi abbiamo citato, nella fattispecie della possibilità che si configuri un reato, per cui è opportuno in quel caso chiedere l'intervento delle forze dell'ordine o comunque dei servizi presenti sul territorio. E ancora una volta vi invito a riflettere sull'importanza appunto di avere una struttura standard di intervento, perché anche in questi casi più gravi, che sono solitamente quelli che poi molto spaventano, giustamente, è comprensibile, come dire, la paura di dover attivare procedure importanti, però avere, come dire, uno strumento che vi dà delle linee di intervento chiare sicuramente tranquillizza e abbassa queste paure e vi permette di come dire, poter avviare un processo che ha l'unico e solo interesse di ovviamente tutelare il minore e non esporlo più alla situazione di rischio, comunque ridurre quanto più possibile la situazione di potenziale rischio in cui si può trovare. E detto questo, credo abbiamo chiuso la nostra presentazione. Chiuderei, oggi siamo qui, come vi dicevamo all'inizio, come Telefono Azzurro, Save the Children e EDI. Questo però è il consorzio che racchiude tutti i partner che fanno parte, che portano avanti il progetto Generazioni Connesse, che come ho detto è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, però vede anche partecipi l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Università di Roma, la Sapienza e l'Università degli Studi di Firenze, e la Polizia, l'Agenzia di Stampa Dire, scuola.net e l'ente autonomo Giffoni. Quindi siamo qui tutti insieme in quest'ultima slide. E direi che possiamo concludere, non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcos'altro, altrimenti possiamo dare anche un'occhiata alle domande. Dico, ad alcune abbiamo già risposto direttamente sul documento condiviso e molte abbiamo già risposto nella trattazione degli argomenti. Non so Salvatore, se qualcuno vuole condividere lo schermo delle domande oppure no, le potete leggere, selezionare a quali volete rispondere, se avete già visto. Allora, sì, abbiamo visto, in realtà come diceva Salvatore ci sono poche domande e abbiamo dato un po' risposta, anche le abbiamo inserite un po' all'interno del discorso.
E, oltre ad aver inserito il link a chi ci chiedeva, insomma, come, dove si poteva andare per trovare il materiale utile per l'aggiornamento dell'e-policy. Ecco, se uno ha già l'e-policy, il percorso da fare è comunque lo stesso, chiaramente sarà più veloce avendo già sviluppato tutta una serie di materiali. Però ecco appunto, bisogna andare sul sito, ripetere l'iscrizione perché è una piattaforma differente da quella delle edizioni precedenti e permette la standardizzazione appunto del documento, questo è molto importante, sono 4 parti personalizzabili, la quinta invece è uguale per tutti e non è modificabile, proprio quella delle procedure di cui ci ha parlato adesso Salvatore, no? Ricordiamo tutti che il docente nel suo ruolo ha un obbligo anche di segnalazione in quei casi in cui si indicava la segnalazione esterna, non è facoltativa e per cui il pubblico ufficiale quando c'è un reato su cui si procede d'ufficio deve segnalare immediatamente prima al dirigente scolastico, ma nel caso il dirigente scolastico non attivasse la segnalazione comunque l'obbligo rimane comunque anche in capo all'insegnante che appunto in caso di dubbio può comunque, abbiamo già detto, telefonare al telefono azzurro. E penso che sia, spero che siamo riusciti a condividere le ragioni per cui è così importante anche fare questo percorso. Oggi no, che si sente parlare di on life, quindi del fatto che la nostra vita non è più online o offline, siamo costantemente in questo ambiente ibrido nel quale le tecnologie sono sempre con noi, sempre vicino a noi. Per noi è stato un percorso in cui abbiamo fatto un passaggio da un mondo prima della tecnologia a un mondo con la tecnologia. Per i nostri studenti e per le nostre studentesse non è così, è un po' come esserci nati dentro. Questo non significa che quelle competenze necessarie per poi riuscire a gestire queste enorme complessità le abbiano. Ed è proprio questo, penso, anche il motivo per cui un programma come quello di Twinning, poi magari tornerà Alexandra o Costa su questo aspetto, ha scelto, no, di rendere obbligatorio l'e-policy. È proprio importante che non ci si improvvisi nella gestione di determinate situazioni, che si faccia il più possibile prevenzione e quindi che si aiutino i propri studenti e le proprie studentesse prima di tutto a riconoscere queste situazioni problematiche. No, quando è cyberbullismo? Perché il confine non è sempre così facile da vedere. Qual è un'immagine che io posso condividere e quale invece non posso condividere? E quanti aspetti, no, che ci sono, che in realtà per un adulto potrebbero anche sembrare, da un certo punto di vista, banali, anche se vediamo tantissimi errori fatti anche dagli adulti, mentre per delle persone che sono in fase di crescita non sono altrettanto banali. È stato citato prima un kit. Anche con Generazioni Connesse stiamo lavorando a un nuovo kit, a breve sarà disponibile online e come detto prima c'è l'intenzione di fare di declinarlo anche proprio per le specificità del progetto e-twinning. Quindi quello che è stato citato prima va dai 13 ai 16 anni, il nostro kit invece andrà già dalla scuola dell'infanzia fino ai 16 anni, quindi ci saranno proprio materiali dedicati a tutte le età, e alcuni li andremo a declinare insieme ai nostri, posso dire, amici e amiche di Twinning, e speriamo possano diventare uno strumento utile per voi che con passione comunque lavorate all'interno delle scuole. E io volevo solo aggiungere due precisazioni, due informazioni di servizio. E, allora, rispetto alla linea 19696 di Telefono Azzurro, che ripeto è molto utilizzata anche da voi docenti, vi ricordo che attiva H24 7 giorni su 7, quindi si può chiamare
assolutamente in qualsiasi momento e in qualsiasi tipo di giornata, e dal sito azzurro.it è disponibile anche la chat, che magari, ecco, tra gli adulti non è lo strumento preferito, è molto utilizzata dai ragazzi, però per chi vuole è anche possibile chattare con gli operatori di telefono azzurro. E mentre per chi, l'abbiamo detto prima, però lo ripeto perché sono arrivati alcuni messaggi in chat, e per chi ha dubbi sull'utilizzo della piattaforma, sull'iscrizione, e magari era iscritto come docente, ha perso la password, non si ricorda come si accede, non si ricorda se la propria scuola è iscritta, che punto del percorso, insomma, per questioni specifiche che riguardano il percorso Generazioni Connesse, vi ricordo che è attivo un supporto dedicato via email, che è supportoscuole@generazioniconnesse.it, quindi potete scrivere e insomma, gli operatori del supporto vi rispondono, come diceva Mauro, praticamente in tempo reale. Bene, allora, quindi credo che abbiate finito per quello che avete intuito. Veramente grazie ancora una volta, è stato veramente un webinar interessantissimo e utilissimo anche per i docenti. Per chi chiede per la scuola e twinning, anche se non è il tema del webinar, ancora non è il tempo, troverete tutte le notizie sul nostro sito e dalla piattaforma, quindi non vi preoccupate su quello. E, per quanto riguarda il materiale di oggi, vi confermo che avrete tutto sempre sulle pagine relative del nostro sito, sia il video della la registrazione del webinar di oggi, sia le presentazioni dei relatori con il loro permesso, ovviamente. Ok, che altro dire? Possiamo anche chiudere qui. È stato veramente, ancora una volta vi ringraziamo tantissimo da parte di tutta l'unità, i nostri colleghi. Niente, per tutti i partecipanti vi ricordiamo di sempre rimanere aggiornati su tutti i prossimi eventi, avremo di sicuro qualcos'altro sempre con le generazioni come in futuro. Quindi niente, vi salutiamo, l'attestato lo avrete fra qualche settimana, appena controlliamo tutte le presenze lo avranno solamente chi ha inserito il nome e cognome completo e chi ha seguito tutto il webinar. Ringraziamo tutti che siete stati con noi, è stato un buon inizio dell'anno scolastico, niente altro da dire, vi ringraziamo nuovamente a tutti dalla parte dell'unità e twinning e a presto.